Nella notte del 30 settembre 2005, in una fattoria nella campagna texana, una bambina di 10 anni di nome Robin sta dormendo nella sua cameretta. La notte procede tranquillamente fino più o meno alle 3 del mattino. In questo momento Robin sta sognando e ad un certo punto inizia a sognare di sentire degli spari. Nel sogno tenta di correre, tenta di scappare, ma non ci riesce. Ad un certo punto sente il grido di sua madre, un grido che la sveglierà completamente. Appena si sveglia si rende conto che quei botti e quelle urla che stava sentendo stavano accadendo realmente. Scende subito dal letto e arriva vicino alla porta della sua cameretta, che in quel momento è chiusa. Si abbassa per guardare attraverso lo spiraglio della porta. Non vede niente, ma inizia a sentire dei passi molto pesanti che si avvicinano alla sua stanza. Ovviamente terrorizzata, si tira su e si rimette a letto coprendosi con le coperte. Con l'innocenza ovviamente che può avere una bambina di 10 anni, si sentiva al sicuro sotto le coperte, come se non potessero farle del male lì sotto. Dopo qualche istante qualcuno spalanca la porta della sua cameretta e spara una volta contro di lei. Questo proiettile le manca la testa di pochissimo, andandosi a conficcare in una cassettiera che si trovava di fianco al suo letto. Per quanto posso solo immaginare la paura che abbia provato in quel momento questa bambina, rimarrà totalmente immobile, fingendo di essere morta. Pochi istanti dopo sente altri 3 botti provenire da una stanza che si trovava proprio di fianco alla sua, la cameretta di suo fratello Zack. Dopo questi colpi sentirà ancora dei passi, poi più niente per le 2 ore e mezza successive. In questo lasso di tempo Robin rimarrà sotto le coperte, totalmente paralizzata dalla paura, non sapendo cosa fare, con il terrore che la persona che aveva sparato potesse essere ancora in casa. Quella che sto per raccontarvi oggi è una storia davvero assurda. Benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Mi scusi in anticipo per la voce. Non ho la voce troppo in forma, ma devo comunque registrare, se no non faccio in tempo a postarvi il video per mercoledì. In ogni caso, se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Texas, più precisamente in un comune di circa 20.000 abitanti chiamato Pampa. Si tratta di una vasta area principalmente occupata da chilometri e chilometri di distese di campi e praterie, motivo per il quale la maggior parte delle persone che vivono in quest'area vivono in grosse cascine o fattorie molto isolate tra loro. In una di queste fattorie nel 2005 viveva felicemente la famiglia Conrad. I coniugi Conrad erano Michelle e Brian e vivevano in quella fattoria di proprietà di Brian insieme ai figli di Michelle avuti da un matrimonio precedente, ovvero Zack di 12 anni e Robin di 10. Michelle è il padre biologico di Zack e Robin, avevano divorziato diversi anni prima e lei aveva ottenuto la totale custodia dei figli. Con il padre i bambini parlavano ogni tanto e in realtà contribuiva anche economicamente alle spese, ma non lo vedevano praticamente mai, anche perché abitava molto distante da lì. Nel 2000 Michelle aveva iniziato a frequentare Brian, un uomo che possedeva appunto la fattoria in cui poi si trasferiranno e che lavorava proprio allevando animali. Il rapporto tra Michelle e Brian in realtà si sviluppò molto velocemente, i due si innamorarono follemente l'uno dell'altra e si sposeranno solo un anno dopo essersi conosciuti. Brian era diventato un patrigno perfetto per Robin e Zack, si occupava di loro e comunque rappresentava una figura paterna. Un'altra cosa molto carina è che aveva insegnato ai due bambini un po', insomma, vari animali della fattoria, come dargli da mangiare, come occuparsi di loro, ed era una cosa che piaceva tantissimo sia a Zack che a Robin. Infatti aiutavano come potevano l'uomo ad occuparsi del bestiame e si divertivano davvero tantissimo a passare del tempo all'aria aperta e a contatto con gli animali. Quindi anche i bambini, quando dopo il matrimonio decideranno tutti di trasferirsi in quella fattoria, erano felicissimi. I Conrad vengono descritti in generale dalla comunità delle persone che abitavano in quell'area come delle persone meravigliose. Li chiamavano i Panhandle, che non so se penso che sia solo un termine della zona, cioè non penso che si utilizzi così in inglese il termine, comunque è un modo di dire per descrivere quelle persone proprio buone, sincere, altruiste, che si preoccupano degli altri, quelle persone di cui tutti ci augureremmo ovviamente che ce ne fossero di più nel mondo. Nel marzo del 2005 era arrivata una novità, una bellissima novità: Michelle aveva scoperto di essere incinta ed erano tutti felicissimi di questa cosa, sia Michelle e Brian ovviamente per
diventare genitori insieme, ma anche e soprattutto Robin e Zack non vedevano l'ora di incontrare la sorellina. La vita dei Conrad era semplice ma perfetta per loro, erano davvero delle persone felici. Vivevano serenamente in quella fattoria un po' in mezzo al nulla, e per quanto dico sia ok una fattoria in mezzo al nulla, non era niente di strano per la zona. Quasi tutte le persone vivevano in case o fattorie a chilometri magari di distanza dal vicino, e proprio per questo motivo, per il fatto che era una comunità comunque nata e cresciuta così, le persone si sentivano assolutamente tranquille e sicure nelle proprie case, tanto che molto spesso le persone non chiudevano davvero le porte di casa a chiave, cosa che a me, non lo so, mi sorprende sempre leggere, perché per me è una cosa inconcepibile. Io sono ovviamente nata, cresciuta, vissuta in città, quindi dormire con una porta che si può aprire tranquillamente non mi farebbe sentire tranquilla, ma lì era davvero la normalità. Una normalità che verrà spezzata bruscamente dopo il 30 settembre del 2005. Quella notte qualcuno entrerà a casa dei Conrad, ucciderà il cane della famiglia, poi Brian, poi Michelle, sparerà un colpo, fortunatamente mancando Robin, e infine anche Zack. Come vi dicevo, in realtà la bambina per le 2 ore e mezza successive fu talmente spaventata e terrorizzata dal tutto che rimarrà semplicemente sotto le coperte. In più, essendo una fattoria in mezzo al nulla, nessuno sentì le loro urla o gli spari. Di conseguenza, per le 2 ore e mezza successive, nessuno seppe quello che era accaduto, nemmeno la polizia. Dopo queste 2 ore e mezza, Robin finalmente riesce a trovare il coraggio per uscire dalle coperte e raggiungere il telefono nel soggiorno. Una volta arrivata al telefono, contatterà il 911. Sulla scena arriveranno il più in fretta possibile decine di poliziotti, che ovviamente metteranno subito in sicurezza Robin e si assicureranno che non ci fosse più nessuno in casa. L'intruso doveva essere entrato evidentemente da una delle porte ad est della fattoria, che, come vi dicevo, non erano chiuse a chiave. I primi 2 colpi avevano colpito e ucciso Molly, il cane di famiglia, che era stato il primo ovviamente ad essere allertato dai rumori. I successivi 3 colpi avevano colpito e ucciso Brian, che era andato verso l'esplosione che aveva sentito per bloccare questa persona che era entrata e dare del tempo probabilmente a Michelle e ai bambini di mettersi in salvo. Michelle è stata la terza ad essere colpita e venne colpita da 6 proiettili. Questo perché i primi 4 proiettili la prenderanno in realtà alle gambe. Di conseguenza aveva continuato ad urlare per questi primi 4 colpi e il 5° era stato quello che l'aveva effettivamente uccisa. Il 6° probabilmente era stato esploso solo per sicurezza, per assicurarsi che fosse morta. L'intruso aveva poi proceduto verso la camera di Robin, dove le aveva sparato solo un colpo e probabilmente si era convinto di averla uccisa. Invece, come sappiamo, ovviamente fortunatamente non è quello il caso. L'ultimo ad essere colpito da questa furia omicida fu proprio Zack, che viene colpito da 3 proiettili e con ogni probabilità il ragazzino non si accorse neanche di quello che stava accadendo, morì semplicemente nel sonno. Nella casa riusciranno a trovare 2 cose che saranno di fatto le uniche 2 prove che avranno per un bel po' di tempo su questo caso, ovvero i bossoli dei proiettili esplosi, che erano bossoli un po' particolari. Si trattava probabilmente di un'arma un po' vecchia, ovviamente non della rivoluzione civile, però non comunque creata e commerciata negli ultimi 10-15 anni. Non qualcosa che, e cito testualmente le parole di questo sceriffo, non qualcosa che si può acquistare semplicemente a Walmart o in un posto simile, e a me sconvolge ogni volta che si possano comprare delle armi da Walmart. Delle altre cose che troveranno all'interno della casa saranno diverse impronte di scarpa impresse praticamente nel sangue delle vittime. L'ultima prova che riusciranno ad individuare sarà proprio davanti alla porta in cui questa persona era entrata, ovvero troveranno delle tracce nel fango di pneumatici, che erano degli pneumatici che non corrispondevano ai veicoli che solitamente utilizzavano i Conrad per spostarsi. Per quanto riguarda Robin, era ovviamente comprensibile
probabilmente traumatizzata e nonostante tutto la cosa curiosa è che non chiederà mai ai poliziotti se sua madre, suo fratello e il suo patrigno stessero bene. Nonostante non vide mai i loro corpi, ebbe da subito la lucidità e la consapevolezza del fatto che erano morti. La bambina viene portata dalla bisnonna che abitava in una città a una decina di chilometri da lì, dove verrà raggiunta nelle ore successive da altri parenti e anche dal padre biologico. Ora, il tutto sembrava molto strano per tantissimi motivi diversi. In primo luogo i Conrad, come vi dicevo, erano una famiglia tranquillissima. Veniva davvero difficile pensare a un motivo per cui una persona avrebbe dovuto fargli una cosa del genere. Non avevano litigato con nessuno, non avevano mai avuto problemi con nessuno, non avevano mai subito un furto da parte di qualcuno e non si trattava sicuramente di una rapina perché non era stato preso niente da quella casa. Mettendo anche in conto che magari Brian o Michelle potessero aver litigato con qualcuno, perché mai colpire e fare una strage del genere, uccidere in modo così freddo un'intera famiglia, in più una donna incinta? E poi perché, per cosa? Non era stato rubato niente, non sembrava che ci fosse un effettivo movente dietro una strage del genere. Ovviamente Robin, essendo l'unica sopravvissuta e avendo così poche prove, perché dei proiettili un po' particolari, delle impronte di scarpa e delle tracce di pneumatici, nel 2005 soprattutto, non potevano portare chissà a che cosa, decidono di parlare quasi immediatamente con lei per cercare di capire se avesse visto qualcosa, magari sentito una voce o anche solo se si fosse resa conto che ci fosse più di una persona in casa. È una cosa che mi ha spezzato davvero il cuore. Non sono sicura di riuscire a inserirvi il video qua in questo video. In ogni caso ve lo racconto e alla peggio ve lo faccio mettere dopo che finisco di raccontarvelo. Se non lo vedete sapete il motivo, il copyright. In ogni caso, durante questo primo colloquio che avranno con la bambina ci sarà una signora che penso sia qualcuno di un'assistenza sociale, qualcuno abituato a parlare di eventi così traumatici con dei bambini, che proverà a farle qualche domanda e lei, poverina, cioè nonostante abbia solo 10 anni, dirà immediatamente in modo davvero trasparente e lucido di non sentirsela di parlare di una cosa del genere. Le dice: dobbiamo davvero ripercorrere il tutto, mi fa davvero male, non so se riesco a parlarne di nuovo. Do I really have to talk about what happened this morning again? Because I've told people and I've told people and it just crushes me every time I say it. Con grande fatica e con la più delicatezza possibile data la situazione, riusciranno a capire delle informazioni fondamentali, ovvero che purtroppo non aveva sentito parlare questa persona, non l'aveva vista in faccia, non aveva avuto la percezione che ci fossero altre persone se non quei passi che aveva sentito. In realtà appunto i passi un po' pesanti erano l'unica cosa che aveva in qualche modo sentito o collegato a quella persona. L'unica cosa estremamente chiara nella sua mente, che secondo me è sorprendente considerando il fatto che durante l'esplosione dei primi colpi lei stava dormendo e che sapeva precisamente quanti proiettili erano stati esplosi quella sera, ovvero 15. E questa cosa io ve la dico qui perché seguiamo ovviamente il processo delle indagini, ma vi avviso già che sarà uno dei tanti dettagli in realtà che non verranno rivelati al pubblico per un bel po' di tempo. Non sapendo assolutamente niente di quello che era avvenuto e nemmeno il motivo per cui sarà magari qualcuno che voleva vendicarsi e quindi aveva cercato di uccidere un'intera famiglia, non si sapeva chiaramente, però nel dubbio presero Robin e la misero insieme al padre biologico e la famiglia del padre biologico del tempo, perché anche lui si era risposato e aveva avuto degli altri figli, in una sorta di casa sicura, in una residenza con un controllo enorme, un sacco di agenti e la cui località è segreta, ovviamente, per proteggerla, per evitare che questa persona tornasse o volesse tornare a finire il lavoro. Verrà concesso a Robin di uscire la prima volta a questo punto solo per il funerale. E anche a questo funerale la polizia sarà scrupolosissima, ovvero metteranno tutte delle videocamere nella chiesa, nella zona in cui si svolgerà questa cerimonia, e in realtà un sacco di persone presenti a questo funerale erano poliziotti in borghese, per tenere sotto controllo non solo chiunque, assicurarsi che non succedesse niente al funerale, ma anche per
possibilmente individuare qualcuno che si comportava in maniera sospetta, qualcuno su cui iniziare ad indagare. Per quanto fecero un'analisi davvero attentissima, non riusciranno a notare niente di particolare, nessuno che si comportasse in maniera insolita o strana rispetto ovviamente alla situazione. Parleranno letteralmente con ogni persona che aveva anche solo conosciuto di sfuggita i Conrad e nessuno di loro riuscì a dire: ma c'era questa situazione un po' strana, c'era questa persona che magari non aveva tanto a simpatia, i Conrad. Nessuno riuscì ad identificare qualcuno, non dico da incolpare, ma quantomeno da poter far iniziare un'indagine in quella direzione. Nel frattempo le persone in quell'area iniziavano ad essere giustamente terrorizzate, perché a questo punto sembrava evidente che quello che era accaduto era qualcosa accaduto per caso, nel senso non una persona che volesse vendicarsi della famiglia, ma qualcuno che per qualche motivo, che ovviamente ancora al tempo non si sapeva, aveva deciso un po' a caso, randomicamente, quella fattoria per compiere una strage. Quindi, dato che, come vi dicevo, in quell'area di fattorie, cascine, case del genere ce n'erano a centinaia, probabilmente a migliaia, le persone iniziano ad essere terrorizzate la sera, ad andare a dormire in case così isolate, terrorizzate dal fatto che magari quella persona volesse compiere nuovamente degli omicidi. Mentre le persone si agitavano per questa cosa, nessuno sapeva ancora che in realtà degli omicidi collegati a quel caso erano già avvenuti. Solo un giorno prima, infatti, della strage della famiglia Conrad, un uomo di nome Matthew McCool stava iniziando a preoccuparsi particolarmente per sua madre e suo nonno. I due si chiamavano Orly e Don e abitavano insieme in una grossa casa a Pineville, in Missouri, a circa 6 ore di macchina da dove viveva Robin. Ora, non che serva particolarmente nell'ottica delle indagini, ma non era per niente un buon periodo per Matthew. Aveva da poco perso il padre e infatti sua madre Don si era trasferita insieme a suo padre Orly perché non si sentiva tanto tranquilla nel vivere da sola. Quindi per questa famiglia era già un periodo ovviamente molto difficile così. In più, Matthew era già un bel po' di ore che stava tentando di contattare suo nonno o sua mamma e nessuno dei due rispondeva al telefono. Decide quindi di andare in macchina a controllare. Vivevano in realtà un po' lontani da dove viveva lui, però era molto preoccupato e voleva vedere cosa stesse succedendo. Purtroppo non appena arriva davanti a casa loro, vede un suo parente che stava parlando con la polizia e sarà proprio questo parente a dargli la brutta notizia, ovvero che sua madre e suo nonno erano stati uccisi da qualcuno. Qualcuno aveva sfondato la porta d'ingresso e aveva sparato contro entrambi, prima contro Orly e poi dopo qualche secondo contro Don, uccidendoli entrambi praticamente all'istante sul colpo. Dalla casa non mancava niente, almeno da dentro la casa. Si accorgono però tutti subito che mancava il pick-up di Orly. La cosa strana è che il pick-up e le chiavi di questo pick-up si trovavano nel garage, quindi parve subito molto strano, cioè se qualcuno voleva rubare quel pick-up non aveva nessun bisogno di entrare in casa e uccidere quelle due persone, bastava entrare nel garage come aveva fatto e andarsene con la macchina. In casa troveranno ovviamente i bossoli dei proiettili che avevano ucciso Orly e Don e anche in questo caso i bossoli risultano un po' strani ai poliziotti perché non erano, ancora una volta, della tipologia che solitamente si vede in scene del genere. Erano munizioni di un'arma un po' vecchiotta. Ed è proprio per questo motivo, per questi bossoli strani, che a uno dei poliziotti che parteciperà, insomma, a questa indagine, viene quasi immediatamente in mente una cosa. Ovvero che solo il giorno prima, rispetto a quando troveranno i corpi dei due, aveva risposto a una chiamata per un furto di un'arma e delle munizioni simili. E se già questa ovviamente è una coincidenza, la coincidenza ulteriore era che questa persona che aveva fatto la denuncia abitava a pochissimi chilometri da Orly e Don, letteralmente 4-5 minuti di macchina. L'uomo che aveva segnalato questa cosa alla polizia era un uomo di nome Scott King. Aveva detto alla polizia che la sera prima suo figlio era entrato in casa mentre lui non c'era e aveva rubato delle armi che possedeva e anche delle munizioni. Una di queste armi, una di queste, cioè una
confezione, non so adesso, di queste munizioni, era esattamente della stessa tipologia di quelle utilizzate nel caso di Orly e Don. Il figlio in questione era un ragazzo di 23 anni di nome Levi King. Di Levi, nelle ore successive a questa segnalazione, scopriranno un bel po' di cose che vi andrò a raccontare adesso in ordine cronologico, se no non ha un senso la mia narrativa. Levi era terzo di 7 figli e già da piccolissimo aveva iniziato a avere tutta una serie di comportamenti decisamente strani. E prima di raccontarvi questi comportamenti, voglio un attimo raccontarvi la situazione familiare di questa famiglia, che era davvero una situazione tremenda. I 7 figli vivevano principalmente con Scott. Della madre non si sa moltissimo, non è morta, ma sappiamo che non era sicuramente molto presente nel corso della vita di questi figli. Scott, in primis, aveva un sacco di problemi con l'abuso di sostanze. Faceva uso sia di sostanze, cioè diciamo droghe più leggere, che droghe molto pesanti, ed era un alcolizzato. Di conseguenza non aveva molti soldi, non riusciva a tenersi un lavoro e non si occupava minimamente dei figli, ma non solo, li cresceva in un ambiente decisamente non idoneo per dei bambini. Ovvero, escluso il lato economico, quindi che non avessero proprio una bella casa, non avevano tante tante cose, vestiti eccetera, aveva una casa stranissima di cui ho trovato una foto, un paio di foto ve le metto qua. Comunque, come potete vedere, una casa molto strana. C'erano ovunque, ad esempio, coltelli vari, alcuni coltelli da rituali, altri coltelli di caccia, e c'erano spade, katane e soprattutto armi, pistole eccetera, di quasi qualsiasi tipo, e soprattutto non tenute chiuse da qualche parte, ma esposte un po' in giro per tutta la casa, accessibili non solo a chiunque, e soprattutto considerando che questa persona aveva dei problemi di abuso di sostanze, di alcol e droga, non sicuramente una situazione in sicurezza già così. In più, se considerate che quest'uomo aveva 7 figli, 7 bambini, che chiaramente magari giocando eccetera potevano farsi male, potevano utilizzare queste cose nel modo sbagliato. Quindi situazione già ovviamente discutibile di per sé, anche senza quello che sto per raccontarvi. In più, come vi dicevo, Levi aveva iniziato ad avere dei comportamenti molto strani, ovvero aveva iniziato ad uccidere degli animali che trovava nel bosco e li uccideva proprio utilizzando quei coltelli che aveva tranquillamente a disposizione in casa. Aveva iniziato a uccidere animali che trovava in giro per il bosco, tipo scoiattoli, lepri, eccetera, e aveva ucciso anche il gatto di una famiglia che viveva lì vicino. Quindi già sicuramente un comportamento allarmante. In più aveva, diciamo, scoperto una passione per la piromania, aveva dato fuoco a tantissime cose e in particolare in 3 occasioni aveva rischiato di dar fuoco all'intera casa in cui viveva. Come se già questa situazione non fosse abbastanza tragica e drammatica di per sé, Scott, il padre, lo introduce all'uso di sostanze. Da quando è piccolissimo gli fa bere liquore e gli fa fumare marijuana. In pochissimi anni, cioè neanche arrivato all'adolescenza, Levi era passato da quelle sostanze lì a droghe decisamente pesanti come eroina e metanfetamine. I suoi comportamenti, ovviamente particolari, vengono notati da alcuni servizi sociali che nel corso degli anni lo faranno analizzare da diversi specialisti, e in generale in tutti questi anni, anche se non agiranno in nessun modo per proteggere questo bambino, le diagnosi che gli verranno fatte nel corso degli anni saranno molteplici. In primis gli diagnosticheranno un disturbo bipolare, una depressione, una psicosi e infine una diagnosi di schizofrenia. Nonostante queste diagnosi, nessuno si era occupato di lui, quindi non era stato medicato o comunque curato, non era entrato in terapia in nessun modo, e si era arrivati, diciamo, all'episodio più grave per ora, cioè per quello che ne sapevano in assoluto, ovvero quando Levi entrerà in casa dei vicini di casa, ruberà un po' di cose e poi darà fuoco all'intera abitazione. Per questo era stato arrestato, condannato in realtà a 14 anni, ma per le diagnosi e per il fatto che comunque era ancora giovanissimo, aveva fatto solo un anno in prigione e poi era stato spostato in un riformatorio.
in un riformatorio in cui non rimarrà molto, perché dopo tipo un paio di mesi dal suo ingresso in questo riformatorio lui scapperà. E questa cosa, questa fuga, avviene proprio poche settimane prima rispetto al furto segnalato da suo padre Scott. Ora, ovviamente, con tutte queste informazioni la polizia cerca, emana un mandato di cattura per Levi e un mandato per ovviamente cercare anche quel pick-up. Inizieranno a cercarlo ovunque e anche fuori dallo stato, e infatti verrà fermato, identificato dalla polizia di El Paso, che, per chi non lo sapendo, ci torniamo sempre in questa città per un nuovo, cioè per un motivo che adesso vi spiego, ovvero per il fatto che si tratta di una città proprio al confine col Messico. Da lì ci sono le dogane, insomma, e si passa per andare in Messico. Motivo per il quale un sacco di persone di cui parliamo in questi casi, che vogliono scappare in Messico dopo aver fatto qualcosa, molto spesso vengono fermate lì, proprio al confine. Infatti andò in maniera abbastanza simile alle altre volte che ci siamo trovati in questa città. Ovvero, aveva tentato di passare alla dogana, avevano controllato che non ci fosse niente di illegale o magari qualche persona rapita, cose del genere, in macchina, in questo pick-up. Controllando la targa del pick-up avevano visto che quel veicolo era stato rubato ed era stato segnalato, e in più nel bagagliaio della macchina trovano un sacco di armi, tra cui l'arma, quella di una volta proprio in questione, che stavano cercando anche in due casi, quello di Orly e Don e quello dei Conrad. Quindi ovviamente lo fermano immediatamente e lo portano nella centrale della polizia di El Paso. Lì partirà la segnalazione, per ora solo ai poliziotti che stavano indagando sul caso di Orly e di Don, che ovviamente il più velocemente possibile raggiungono questa stazione di polizia per parlare con Levi. Non dovranno faticare molto, perché solo 15 minuti dopo l'inizio di questo interrogatorio, Levi confesserà con una serenità, una tranquillità impressionante, di aver ucciso sia Orly che Don. E lo confessa con una tranquillità come se stesse confessando di aver nascosto un brutto voto ai genitori. Proveranno più volte a chiedergli come mai, cioè se l'intento non era una rapina, perché entrare in una casa e ammazzare due persone così, come se fosse uno sport, e lui genuinamente non saprà tanto cosa rispondere a questa domanda. Dirà di essersi ritrovato in una situazione in cui aveva iniziato ad agitarsi, aveva un po' perso il controllo della situazione e aveva ucciso entrambi. Explain to me why you shot at her. I was scared. I didn't know what was gonna happen to me. You know, I was panicking. Ora, in questo momento, ancora nessuno sospettava di un suo collegamento con il caso dei Conrad, perché si tratta di due stati diversi, uno in Missouri, l'altro in Texas, la comunicazione con la polizia non è mai molto facile tra i vari stati, quindi nessuno per ora aveva ancora fatto il collegamento. E probabilmente nessuno avrebbe mai fatto questo collegamento se non fosse che, dopo questo interrogatorio, questa confessione degli omicidi di Orly e Don, lui viene portato ovviamente in prigione in Missouri. Dopo due settimane chiede di parlare nuovamente con i detective. E il suo secondo interrogatorio, la sua seconda confessione, inizierà con una frase che lascerà un attimo tutti senza parole, ovvero: lo sapete, vero, che ce ne sono altri quattro in Texas? Lo lasciano parlare totalmente, senza interromperlo, senza fare domande. E lui racconterà che, dopo aver ucciso Orly e Don, a ore di distanza da questi omicidi, continuava a sentire l'odore del sangue, l'odore della polvere da sparo, e descrive queste sensazioni come una cosa estremamente piacevole. Cioè, dice la polizia di aver provato una sensazione molto più piacevole di quello che aveva mai provato nella sua vita utilizzando qualsiasi droga. Dopo un po' di ore, questa sensazione, questa cosa che sentiva, l'odore del sangue, eccetera, che gli provocavano piacere, inizia a scemare, inizia a sfumare. E per questo motivo decide di volerlo fare di nuovo per riottenere quella sensazione, un po' come un drogato che fa uso di una sostanza per risentire quella sensazione. E la cosa assurda è che mentre fa tutti questi ragionamenti, lui stava proprio viaggiando verso il Texas, e quando fa questa realizzazione, ovvero di volerlo fare di nuovo, decide di uscire nella prima uscita dell'autostrada possibile, che era per
caso, per puro caso, proprio Pampa. Racconterà alla polizia di aver viaggiato per diversi minuti fino a quando non ne aveva incontrato un bivio dove in mezzo c'era una grossa croce. E in quel punto, a destra, sarebbe andato verso una direzione totalmente opposta, a sinistra c'era la zona in cui vivevano i Conrad. Per, di nuovo, puro caso, aveva scelto di andare a sinistra. Dopo alcuni minuti, verso quella direzione, aveva passato diverse fattorie, ne aveva scelta una, ancora una volta, assolutamente in modo casuale. Aveva parcheggiato lì davanti, era uscito, aveva preso un'arma, era entrato da una porta e aveva ucciso prima il cane, poi Brian, poi Michelle, poi pensava di aver ucciso Robin e infine Zack. Per quanto a questo punto la polizia in realtà pensava che stesse mentendo, perché, voglio dire, era già in dirittura di processo per un caso di omicidio che lo avrebbe fatto sicuramente uscire mai più di prigione, cioè passare tutto il resto della sua vita in carcere. Non era minimamente indagato per quel caso, nessuno gli aveva mai fatto una domanda sui Conrad, nessuno gli aveva mai chiesto se era stato a Pampa a fare una strage, nessuno stava nemmeno lontanamente sospettando di lui. Per qualche motivo aveva deciso di confessare. Quindi cosa pensano i poliziotti detective? Chiaramente se lo sta inventando, avrà visto la notizia da qualche parte, è un mitomane, starà cercando di prendersi il merito, ovviamente non è il merito, però sapete come funziona in quei casi, ne abbiamo visti tantissimi di personaggi che hanno provato a prendersi la colpa di qualcosa che non avevano fatto giusto per. Solo che all'interno della descrizione di quella sera aveva detto una cosa molto specifica, ovvero aveva detto di aver sparato in tutto 15 colpi. E al tempo questa cosa dei 15 colpi non la sapeva nessuno se non i detective che si erano occupati del caso dei Conrad e Robin, perché chiaramente purtroppo aveva vissuto il tutto quella sera. Quindi contattano i detective del Texas che si erano occupati di quel caso, scoprono questa cosa dei 15 colpi, che non la poteva sapere nessuno se non la persona che aveva compiuto questa strage, e comparano quelle impronte di pneumatici trovati fuori dalla casa, i bossoli e soprattutto quelle impronte di scarpa con le scarpe di Levi, e combacia tutto. Era stato lui. Ora, chiaramente per i due casi si svolgeranno due processi totalmente diversi e si svolgerà prima il caso dei McCool. Al termine di quel processo Levi viene condannato a due ergastoli, uno per Orly e uno per Don. Per quanto riguarda invece il processo di Conrad, inizierà diversi anni dopo. A questo punto Robin aveva 14 anni e quasi 15, in realtà 14, tra i 14 e i 15 anni, e questa ragazzina a questo punto dovrà testimoniare al processo davanti a Levi, e ad un certo punto guarderà proprio negli occhi, dritto negli occhi, la persona che aveva ucciso tutta la sua famiglia. E Robin racconterà la sensazione di freddezza totale che provò quando incrocerà lo sguardo con Levi. Dirà che lui la stava guardando con uno sguardo completamente vuoto, quasi come se, cioè, stesse guardando lei negli occhi ma non stesse guardando lei, era totalmente privo di qualsiasi tipo di emozione o di calore negli occhi. Ora, ovviamente a quel processo l'accusa tentava di ottenere una condanna a morte, la difesa ovviamente tentava di evitargliela. Come sapete, la giuria per dare una condanna a morte deve essere unanime, e al termine di questo processo 11 persone della giuria saranno a favore della pena di morte, una no. Quindi vuol dire, in termini pratici, ergastolo, prigione a vita. In realtà originariamente Levi doveva trascorrere una parte della pena in una prigione in Missouri e il resto in una prigione in Texas, ma hanno deciso di fargliela scontare tutta in Missouri. Questo perché l'accusa, insomma, gli avvocati che si occuperanno del lato della famiglia Conrad e in realtà Robin stessa chiederanno al giudice di fargli scontare tutta la pena in Missouri, perché Robin è come, cioè, è una cosa che magari detta così può sembrare non tanto logica, però secondo me è assolutamente comprensibile, ovvero non voleva averlo nemmeno nello stesso stato, cioè voleva che fosse più lontano possibile da lei. E parlando di questa ragazza, ormai è una ragazza, non ha per niente vita facile, come potrete immaginare. Quell'esperienza l'ha traumatizzata probabilmente
per tutta la vita, per quanto deve essere assolutamente una ragazza forte, perché ho visto delle interviste, insomma, deve essere sicuramente una persona molto forte, ma chiaramente quello che ha vissuto è stato davvero estremamente traumatico. Purtroppo ancora adesso ha paura del buio, ha paura di dormire da sola, le capita ancora spesso di sognare il grido, quell'urlo di sua madre, che si ricorda ancora, nonostante siano passati quasi 20 anni da allora, si ricorda ancora quelle grida come se le avesse sentite ieri. Ha vissuto fino alla maggiore età con il padre biologico e sua zia, cioè la sorella del padre biologico, non con la moglie del padre, la ex moglie del padre biologico, eccetera, perché appunto anche quel matrimonio in realtà è finito. Poi, non appena compiuti 19 anni, si è trasferita e vive tuttora con dei suoi amici come coinquilini. Ha un enorme gruppo di supporto che, insomma, la sostengono in tutto e per tutto, ed è ancora molto molto amica con alcuni dei poliziotti e delle poliziotte che si sono occupate del caso. Figuratevi che c'è una poliziotta che si chiama Denise, che lei descrive praticamente come fosse una seconda mamma, una mamma adottiva, cioè non legalmente, però l'ha accompagnata lei, per dire, al diploma, insomma è diventata assolutamente parte integrante della sua vita, e dice spesso che quando arriverà il momento che si sposerà si farà accompagnare all'altare da questa ex poliziotta, penso che ormai non sia più una poliziotta, comunque questa poliziotta che si è occupata del suo caso. Si conclude così con una piccola, appunto, nota positiva in tutto questo casino che è successo all'interno di questo caso. Come al solito, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del caso di oggi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se siete arrivati fino a questo punto del video. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.